Credo che Delicari abbia fatto un ottimo lavoro portando a Pescara come l'aveva fatto già l'anno scorso. Giocatori giovani, perché la filosofia del Pescara è quella, perché le potenzialità, le possibilità del Pescara sono queste. È inutile illudere la gente o dire quello che non è possibile fare. Quindi noi siamo questi, possiamo fare questo, poi nel momento in cui arriverà qualcun altro che sarà più bravo e più performante di noi, probabilmente farà meglio, però noi non possiamo raccontare frottole, noi dobbiamo dirci le cose come stanno. Il Pescara può fare questo tipo di mercato, può fare questo tipo di squadra, può fare un campionato che poteva essere sicuramente molto, molto meglio fino a oggi se non avessimo lasciato per strada dei punti veramente in maniera rocambolesca. Se si vuole puntare a recitare un ruolo da protagonisti nei playoff, secondo me sarebbe opportuno prendere almeno un paio di giocatori importanti, compatibilmente con le esigenze delle societarie, con la cassa. Bella domanda, devo dire, formulata anche bene con i giusti toni, Presidente. Ma noi abbiamo sempre detto che prendere per prendere non prendiamo nessuno. Se ci possiamo migliorare come abbiamo fatto lo scorso anno, non sempre ti riesce. E non è che tutti gli anni troviamo Rafià per la strada, Merola o Mesic. Se dobbiamo prendere un giocatore giusto perché per prenderlo, noi abbiamo i nostri, siamo contentissimi dei nostri. Perché ribadisco, al netto di qualche scivolata clamorosa che abbiamo fatto, ma soprattutto per inesperienza. E non è detto che sia solo quello, perché poi l'altro anno a Pescara c'è qualcuno che rimprovera a Mora, che certamente non è un ragazzino, di aver battuto un fallo laterale male, magari se uscito dai playoff. Io non la penso chiaramente così, però questo significa che non è che l'età che fa la differenza. Se i giocatori sono bravi a 18, a 19, a 34. La percentuale che la rosa resti così com'è giovedì alle ore 20, qual è la percentuale? Sia in entrata che in uscita, eh? Ma in uscita non credo che ci sia nulla da registrare, perché lo ha detto bene Delicardi. Noi abbiamo avuto tante richieste per i nostri giocatori, ma queste operazioni non si fanno negli ultimi 2 giorni di mercato, perché un conto è farli all'inizio, dove hai tempo per sostituirli, e un conto è farla 2 giorni alla fine. 2 giorni alla fine non si muove nessuno. Sicuramente proveremo a fare qualcosa sulla quale stiamo ragionando. E quindi la percentuale che si possa vedere qualche novità comunque c'è, quindi non è un qualcosa. È chiaro che Delicari giustamente ha detto: se non si migliora non facciamo niente, perché siamo d'accordo su questo, ma qualcosa sicuramente faremo da qui a giovedì. Da Rimini dicono il Pescara avrebbe bloccato sul condizionale quantomai di rigore Černigoj. Volevo capire se è fondata questa indiscrezione oppure Sì, sull'autostrada l'abbiamo no. Con la nebbia, con la nebbia. Non c'è nulla, ma insomma. qui non si blocca nessuno, ma che si blocca? Che No, blocchi? dico, c'è un interesse su Černigoj? Ma c'è No. un interesse nel senso che i giocatori che sono oggi potenzialmente sul mercato, che si possono muovere, tra questi c'è sicuramente pure Černigoj. Perfetto. Ma noi dobbiamo comunque fare delle valutazioni diverse, perché comunque abbiamo Cuppone che è a Pescara, che sta facendo un campionato importante. Abbiamo Vergani che prima, purtroppo, si facesse male, aveva intrapreso, a mio avviso, la strada giusta nelle ultime 2 partite, facendo veramente, vabbè, la seconda ha giocato poco, però aveva fatto molto bene fin tanto che non è uscito. E abbiamo un giovane in rampa di lancio, Benzeppieri, sul quale noi crediamo moltissimo. Anche qui abbiamo avuto diverse offerte in questo mercato. Non lo abbiamo lasciato partire perché secondo noi è un prospetto importante. E in più vedremo di fare qualche altra cosa che sicuramente faremo da qui a giovedì.